Continua la nostra giornata in diretta su Super G, sul nostro canale 16 del digitale terrestre Abruzzo e Molise. Il buongiorno, come ogni mercoledì, vi arriva da Roseto degli Abruzzi. Giornata però, possiamo dire, non bellissima, particolarmente dal punto di vista meteorologico. Speriamo migliori, ecco, nel fine, nei prossimi giorni. Il buongiorno, come detto, vi arriva da parte mia, dal buon Fabio Fedeli dietro la telecamera e dalla regia coordinata di Teramo. Vicino a me del buongiorno soprattutto all'ospite di questa mattina, il ben trovato a Gabriella Ricchiudi, Presidente del Consiglio Comunale di Roseto. Buongiorno. Presidente, buongiorno. Tanti gli argomenti, ne parlavamo prima di iniziare la diretta, gli argomenti ovviamente non solo a Roseto degli Abruzzi ma anche in tutto il territorio, per settimana forse decisiva, che andrà a raccogliere, ecco, tutto il calderone delle elezioni. Ricordiamo, si vota domenica 14 e lunedì 15 dalle 7 alle ore 13, poi ci sarà alle 14. Dopo ci sarà il consueto spoglio e poi ovviamente chi avrà il primo turno lo saprà già la sera, chi ci sarà il doppio turno. Sono solamente due i comuni in tutta la regione Abruzzo, e sono nella nostra provincia di Teramo, il capoluogo Teramo e Silvi qua vicino. Ovviamente c'è ancora vige ancora la regola della par condicio, quindi ancora ci avviciniamo poco, però ecco, per commentare abbiamo il quotidiano nel centro qui davanti, per commentare le ultime notizie degli ultimi giorni. Ovviamente i candidati, soprattutto Teramo, hanno alzato l'asticella, hanno invitato, possiamo dire, i grandi ospiti. Ieri c'è stato Matteo Salvini a Silvi con il sindaco Scordella e a Teramo con il candidato sindaco Carlo Antonetti. Questa sera ci sarà la Schlein, segretaria del PD, e nel pomeriggio ci sarà Bersani, nomi importanti anche nel panorama del centro-sinistra. Sì. Questa è la settimana forse più importante. Sì, sicuramente le amministrative sono sempre un banco di prova importante, una verifica importante per i partiti, e in particolare nella nostra provincia si vota appunto nel capoluogo, a Teramo e a Silvi, quindi sicuramente l'osservazione sulla nostra provincia è alta anche da parte dei grandi leader nazionali, quindi questo è anche importante, che non ci sia questa attenzione per la provincia di Teramo solo in campagna elettorale, quindi speriamo che poi la politica nazionale pensi al nostro territorio a prescindere dalla tornata che ci sta aspettando. Presidente, tanti candidati, anche tanti ospiti hanno dato risalto al problema principale, possiamo dire, gli ultimi 5-6 anni, non solo delle amministrative ma anche delle politiche, quello riguarda l'astensione. Sì, il grande partito dell'astensione, un partito col quale si fa i conti ogni volta, ad ogni tornata elettorale. Spero che, essendo appunto delle elezioni amministrative, si vota per il sindaco della propria città, questa volta la tendenza non sia, diciamo, confermata a rialzo, l'astensionismo insomma non segni ancora un più, perché appunto poi non dobbiamo dimenticarci che se non scegliamo noi saranno altri a scegliere anche per noi. Io lo dico sempre, è una dura realtà, ma è questa la verità di ogni democrazia. È un diritto ma è anche un dovere, assolutamente. È un dovere per il quale appunto tante persone sono morte, in particolare per le donne. Io credo che sia un diritto da mantenere veramente caro, prezioso, da sentire con orgoglio, perché ecco, è una conquista anche molto recente per la nostra Italia. Presidente Ricchiudi, ovviamente il problema dell'astensione noi lo viviamo qui perché è rapportato ovviamente al nostro territorio. Sì. nelle ultime amministrative, dobbiamo dire, fatte qua a Roseto degli Abruzzi, due anni e mezzo fa, 2021, ottobre 21, c'è stata un'alta percentuale di astensionismo anche qui. Sì, c'è stata un'alta percentuale di astensione, in realtà meno diciamo del dato ovviamente nazionale di quella tornata amministrativa. È chiaro che c'è una forte disapprovazione per la classe politica in generale, purtroppo, perché e c'è anche una disaffezione sempre crescente per il tema della politica, ma la colpa è sicuramente di chi fa appunto esperienza politica e di come la vive questa esperienza, perché piuttosto che avvicinare a sé il cittadino
cittadino magari lo allontana, ma è anche però, secondo me, frutto di una scarsa coscienza civica. Io purtroppo questo lo devo dire. Sono contenta, per esempio, che nelle nostre scuole si sia tornata a studiare educazione civica, perché fin da bambini bisogna riflettere su quelle che sono le nostre libertà costituzionali, i nostri diritti, ma anche i nostri doveri. Presidente, così la buona avvocato, ovviamente. No, la parentesi era doverosa. Sì, l'ho fatta con piacere. Da giurista, potrebbe. Lasciando ovviamente da parte la situazione politica, ricordiamo che si andrà al voto domenica e lunedì per i comuni, ma non solo per i comuni della provincia di Teramo, Regione Abruzzo, ma anche in cui si vota a livello nazionale. Ci sono anche comuni importanti, sì, ecco, sì, anche, sì, con tanti abitanti. Notizie importanti: ieri c'è stata la conferma in CDA del Ruzzo, la gestione della Ruzzo, anche qui tematica importante del nostro territorio. Presidente. Sì. Tema importante, perché l'acqua è un bene supremo, un bene collettivo, un bene di tutti, quindi la gestione dell'acqua deve essere un tema principale di ogni amministrazione, chiaramente. Io faccio i miei complimenti al CDA che è stato riconfermato, alla Presidente collega Alessia Cognitti. E abbiamo registrato comunque un forte consenso, quindi è sintomo questo che hanno lavorato bene. E sicuramente c'è tanto altro da fare, come ha sottolineato anche il sindaco di Roseto Mario Nunes nel suo intervento. Mi pare sia stato l'unico, forse sono stati due gli interventi in assemblea, però ecco, la nostra posizione rispetto alla Ruzzo fin dal primo giorno di amministrazione è stato quello di dire che non abbiamo pregiudizi di sorta, valutiamo gli effetti che una governance ha sul territorio, e su questo abbiamo misurato lo scorso CDA e misureremo l'opera anche del prossimo triennio. Eh sì, assolutamente, tematica questa dell'acqua che dà, sì, dà anche, c'è anche tanto, dà anche da tanto fare, lavoro, sì, ecco, sì, a tanti del nostro territorio. Prima di entrare nella tematica di Roseto, Presidente, ovviamente ho detto prima avvocato, in ambito lavorativo Presidente del Consiglio Comunale Roseto Gabriele Ricchiuti fa di professione l'avvocato, e ci voglio entrare su questa tematica perché ovviamente si parla sempre più di cronaca, di furti soprattutto. Qui siamo a Giulianova, ladri assaltano una pasticceria per la terza volta in tre mesi, ovviamente qui scatta anche la situazione relativa alle telecamere di videosorveglianza, ecco. Purtroppo esasperati anche i commercianti in questo caso, ma come qui siamo a Giulianova, ma come sono capitate anche in altri territori. Sì, sì. È chiaro che c'è un problema di sicurezza che prescinde le città, un problema della sicurezza nazionale. Le telecamere non sono una soluzione per prevenire, diciamo, i furti bagatellari o comunque gli atti di teppismo a cui spesso assistiamo nelle città, ma sicuramente fanno da deterrenza. E quindi le città devono dotarsi di questi regolamenti. Noi lo andremo a fare da qui ai prossimi mesi, grazie al comandante Grippo. Stiamo studiando un regolamento, appunto, che andrà approvato in consiglio comunale e che permetterà anche a Roseto di avere questo servizio. E non è poco. Non è poco, certamente c'è la percezione quantomeno di vivere in un contesto più sicuro, più controllato. Assolutamente. Entriamo nella pagina, nella situazione rosetana, relativa a Roseto degli Abruzzi. Presidente, qui c'è un articolo ovviamente a firma del collega Luca Venanzi che riporta quello che è successo la settimana scorsa. Parliamo dell'approvazione del bilancio che c'è stato venerdì scorso nell'ultimo consiglio comunale, un consiglio comunale lunghissimo, oltre 10 ore di seduta, che caratterizzano da sempre soprattutto a Roseto, ecco, l'esperienza consigliare di Roseto degli Abruzzi, ecco. E ovviamente si riporta alla situazione relativa tra opposizione e maggioranza. In bilancio nessun rincaro delle tasse, quello che dice la maggioranza in replica alle opposizioni, in particolar modo in questo caso al partito, agli esponenti del PD, del Partito Democratico. Ecco, c'è stato questo aumento oppure ci sono stati solamente degli adeguamenti doverosi per questa approvazione del bilancio? Ma allora, c'è stata la volontà dell'amministrazione di non aumentare le tasse. D'altra parte, questo lo dobbiamo dire, che le aliquote che sono, diciamo, di competenza comunale, l'IMU,
e l'IRPEF sono già al massimo, la leva fiscale in questo senso è già al massimo. E non siamo almeno quest'anno riusciti a diminuirla certamente, ma anche rispetto ai servizi a domanda individuale le tariffe hanno avuto un lieve adeguamento, la tariffa relativa alla mensa, ma questo perché? Ci tengo a specificarlo perché essendo mamma sono anche particolarmente attenta a questa tematica. Il nostro comune andrà adesso a rinnovare la gara per il servizio di mensa. I costi dei beni alimentari, dei generi alimentari sono aumentati. Soprattutto chi fa la spesa ogni giorno lo sa, lo vede nei supermercati, soprattutto i beni diciamo a chilometro zero, comunque chilometri, anche i prodotti freschi, quindi frutta, verdura, latticini, tutto quello che credo che un genitore si auspica venga servito sulla mensa del proprio figlio. Allora, dovendo rifare la gara, si è deciso di fare un lieve adeguamento, parliamo di 0,20 centesimi, sul contributo che la famiglia dovrà dare appunto con il buono mensa per assicurare che a partecipare a questa gara siano delle aziende in grado di fornire prodotti di qualità per i nostri figli. In linea con quello che è stato, non in linea perché anzi l'inflazione è cresciuta molto di più, ma un lieve adeguamento che era necessario per assicurare questa qualità di prodotti serviti a tavola. Presidente, si parlava anche dell'aumento della TOSAP, ecco, la cosiddetta tassa. Allora lì sulle diciamo insegne. Che c'è stata la volontà, diciamo in parte comprensibile, da parte di occupazione, di spacchettare il cosiddetto canone unico in tante microvoci, quindi TOSAP, tassa sulle insegne, eccetera eccetera. In realtà c'è ad oggi un unico canone che appunto si chiama canone unico, che non è stato aumentato, è stato adeguato all'indice Istat, quindi anche qui è una precisazione credo doverosa, quindi non ci sono tutte quelle micro tasse aumentate, c'è un'unica tassa che è stata adeguata nella misura indicata appunto dall'indice Istat. Ovviamente possiamo dire dell'approvazione del bilancio, sì, doveroso in ottica futura, soprattutto per il futuro dell'ente, anche perché sì, non si può poi programmare. Assolutamente, il bilancio di previsione è uno strumento fondamentale, chiunque ha un'esperienza amministrativa lo vede tutti i giorni, tante poter programmare avendo appunto il bilancio approvato, altrimenti si può spendere, si sa, in dodicesimi e questo crea tanti problemi poi nella gestione di una città. Noi siamo arrivati, adesso abbiamo comunque approvato il 2 maggio, quando lo Stato comunque ha permesso di approvarlo entro il 31 di maggio, ma per quanto mi riguarda, l'opinione di tutta la maggioranza, avremmo auspicato un'approvazione in tempi molto più brevi, purtroppo ci sono state, come noto, delle circostanze sopravvenute che hanno imposto diciamo, una maggior cautela, dei passaggi maggiori tra maggioranza, uffici, eccetera. Perché appunto l'idea era quella di non voler aumentare, non voler tagliare i servizi, ma d'altro canto avevamo a che fare con degli aumenti, dei costi importanti per noi, quindi adesso non voglio tornarci a parlare perché lo hanno fatto prima di me tanti altri, ma con l'aumento dei tassi Euribor, quindi c'è stato l'aumento esponenziale direi della quota di interessi che il Comune deve pagare per dei prestiti obbligazionari stipulati a suo tempo nel 2004 e nel 2005, poi c'è stato il rinnovo del contratto di lavoro dei pubblici dipendenti e anche qui tutto grava sul bilancio statale, per noi questo è costato 130.000 euro in più in bilancio, per dire, l'adeguamento al nuovo costo salariale per i pubblici dipendenti. Questo soltanto per dire alcuni elementi più importanti. Presidente, ecco. Mi ha dato un bell'assist perché ha parlato di pubblici dipendenti. Ovviamente il sindaco Nunes, anche quando l'ho intervistato dal sottoscritto poco tempo fa, mi parlava anche della situazione assunzionale all'interno, sì, della macchina amministrativa e come anche l'ente possa faticare un pochino, perché ovviamente c'è bisogno di assunzioni. Ecco, al momento come la... Sì, veniamo da una situazione da anni in cui la programmazione del fabbisogno assunzionale ha risentito tantissimo della cosiddetta spending review, diciamo del blocco anche delle assunzioni, e oggi in tanti servizi soffriamo perché a fronte di pensionamenti, a volte adesione al pensionamento anche prima dell'età con l'APE social eccetera, e quindi alcuni uffici sono più in sofferenza.
presenza. Dall'altra parte abbiamo con la nostra amministrazione ottenuto per esempio in ambito di opere pubbliche tantissimi finanziamenti in ambito PNRR che richiedono ovviamente lavoro, richiedono atti e quindi personale che lavori a questi atti. Assolutamente. E adesso stiamo appunto, quest'anno per la prima volta il fabbisogno assunzionale non era inserito nel bilancio di previsione, c'è un altro strumento che si chiama PIAO, che entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio deve essere adottato entro il 31 maggio comunque, e ci permetterà di fare quest'opera appunto di previsione delle assunzioni per ridare linfa ai nostri uffici. Voglio dire, gli uffici lavorano, spendo sempre parole diciamo di elogio verso i dipendenti del nostro ente perché li vedo quotidianamente lavorare dando il meglio di sé, purtroppo spesso senza neppure troppi riconoscimenti. Ad esempio, mi sono battuta, questo lo dico a telecamere accese, perché gli fosse riconosciuta per esempio il pagamento delle performance che dal 2018 non gli venivano riconosciute, ad esempio. Quindi è stato, c'è stata una delegazione trattante, si è stabilito quanto dare a ciascun settore e siamo riusciti a portare avanti, così come abbiamo aumentato anche il buono pasto che a loro spetta, anche qui. Per i dipendenti. Certo, sì, che è giusto pretendere dal dipendente, è giusto però anche riconoscere quelli che sono i loro diritti, quindi grazie a chi fa bisogna fare sempre di più, ma bisogna dargli le condizioni per farlo, ecco. I giusti stimoli. Anche questo è vero. E rimaniamo ovviamente in tema Roseto degli Abruzzi, Presidente, perché ovviamente ci avviciniamo alla stagione balneare, la bella stagione. Ovviamente quando si parla di bella stagione, Roseto degli Abruzzi insieme alle altre sei sorelle della Costa Teramana in prima fila, in prima linea, anche perché il turismo dà tanto al territorio rosetano, dà anche tanto lavoro, certo. Con l'apertura di tanti stabilimenti balneari. Ovviamente si parla già delle tante aree parcheggi che possiamo dire sono una nota dolente degli ultimi anni. A Roseto, pronta già l'area, già ce l'ha. In questo articolo che c'è oggi, sosta estiva sul lungomare nord, è già pronta l'area da 300 posti, questa è la cosiddetta area ex della famiglia Castelli, nel lungomare nord, sì. Vicino all'ex hotel, Grand Hotel Mion. Ecco, questa è da 300 posti, già rimessa, possiamo dire, a nuovo, riqualificata, tra virgolette, ma basterà per la mole di turisti. Per quella zona, quella porzione di zona. Allora, l'auspicio è che non basti perché Roseto possa avere tantissimi turisti anche quest'anno, anche questa stagione balneare. L'oggettività è che abbiamo comunque messo a disposizione un'area importante grazie al privato che appunto ha concesso l'area in comodato d'uso gratuito all'ente. Ci auguriamo che arriveranno altre disponibilità per altre aree. Siamo fiduciosi in questo senso, non solo a Roseto degli Abruzzi ma anche a Colonia Spiaggia, perché anche su Colonia c'è un'importante fetta diciamo di turismo balneare. Assolutamente. Ecco, e quindi anche lì dobbiamo adoperarci per assicurare delle condizioni possibili perché questa forma di turismo si sviluppi. Ovviamente fondamentale il bel tempo come prima cosa, lo dicevamo prima, oggi non ci aiuta, più di altro. Sogniamo l'estate. Sì, sogniamo l'estate. Il sole. Soprattutto, ovviamente situazione parcheggi che è stata al centro di tante discussioni negli ultimi 10-15 anni, torneranno possiamo dire le soste blu, le soste possiamo dire a pagamento, sul lungomare, i cosiddetti stalli sì, blu, non tutti, giugno. una porzione ecco, di stalli sarà a pagamento, come sì. Ha ricordato da giovedì 1 giugno, e poi ovviamente ci saranno i parcheggi. Le aree di sosta gratuite appunto, che sono messe a disposizione dalla possibilità che il privato ci concede, e poi delle soste a pagamento, sì, anche in prossimità del lungomare verrà probabilmente individuata anche un'altra area a pagamento,
proprio perché vogliamo comunque garantire questo servizio in più, è qualcosa in più che si dà al turista che decide di, può scegliere di parcheggiare più vicino al proprio stabilimento balneare in maniera più comoda e certamente non avrà difficoltà a pagare quel ticket dovuto per la sosta a pagamento, ecco, in prossimità del mare, avviene in tutte le città ed è giusto che si per me è un servizio importante da assicurare. Tra una ventina di giorni penso partirà con la stagione balneare, anche se tanti stabilimenti, penso la maggior parte, quasi tutti, hanno riaperto. Sì, e è battenti, bello. Ecco, conta. Domenica scorsa, complice il bel tempo, complice il passaggio del Giro d'Italia, abbiamo visto già il primo, diciamo, spiraglio di estate ed è stato bello. Io con la mia famiglia passeggiavo a lungomare ed era bello vedere questa vitalità, questo fervore, insomma, già sul lungomare, tra i lidi, è bella la città che si sveglia. Mi ha ridato un bell'assist presidente Recchiuti, perché ha riportato ovviamente a quello che è successo domenica alla seconda tappa del Giro d'Italia. Sì. C'è stata questa polemica anche sui social perché c'è stato questo grande lavoro di Roseto Art Lab, sì, con l'artista Bruno Cerasi e con tanti ovviamente collaboratori, certo, che hanno fatto questa grande bicicletta dinanzi allo stabilimento Celomi, quindi in pieno centro, in pieno lungomare centrale, in pieno lungomare Celomi, dove si sta facendo tra l'altro la riqualificazione di Viale Roma, e non è stato ripreso dalle telecamere nazionali e internazionali, ecco, per la consueta diretta. C'è stata questa polemica, se il comune, qualcuno dice il comune doveva avvisare chi doveva riprendere, ecco, con la telecamera. Allora, l'idea della installazione temporanea a cura di Art Lab, altro bellissimo laboratorio, voglio dire, quello di Art Lab che fa capo all'amministrazione comunale, questo lo voglio dire perché spesso l'assessore Francesco Luciani non può dirselo da solo, però è una sua idea, un suo progetto portato avanti appunto con la collaborazione dell'artista rosetano Bruno Cerasi e di tanti altri artisti emergenti, meno noti, ma sicuramente molto talentuosi, e loro hanno appunto fatto questa proposta di installazione temporanea, questa bici, che tra l'altro, come è stato detto, è stata anche fatta in altre città, la nostra è sicuramente la più bella fino ad oggi fatta. Sì, sì, è stata fatta da Tortoreto circa esatto, 3 anni sì, fa, però la nostra era sicuramente più bella. Bene ripartere. Grazie alla sinergia, certamente, lo rivendico l'essere di parte in questo caso, grazie alla sinergia pure del Lido Celomi che ci ha ospitato. Credo che il rimbalzo c'è stata dell'opera. Poi devo dire, chi seguiva la diretta mi ha detto che nel passaggio tra Giulianova e Roseto c'è stato anche il cambio di regia tra la Rai 2 e Rai Sport, o viceversa. Viceversa. Questo certamente non ha favorito anche è stato tagliato anche la parte di Giulianova, infatti grande polemica perché la ripresa su Giulianova è stata omessa completamente, ripresa mi pare al bivio di Bellocchio, la diretta. Sì, dal diciamo il cambio di regia in questo senso non avrà aiutato, ma io credo che l'effetto diciamo spot c'è stato, in ogni caso è stata una bella esperienza da condividere per la città. La riserva di Borsacchio. La riserva del Borsacchio, lì, ma per esempio il mio rammarico è che non sia stata nominata, sì, inquadrata a lungo, bellissima, veramente una bellissima cartolina inquadrata della nostra per almeno città. Un minuto abbondante. Sì, inquadrata in maniera sì, efficace a lungo, quindi una bella cartolina. Se avessero aggiunto il nome della riserva sarebbe stato sicuramente maggiormente più rispettoso del nostro territorio. È stato fatto vedere bene lei il rudere sul mare, ecco, sulla battigia. Sì. Però ci prendiamo tutto quello che c'è. Sì, esatto, anche quello fa parte della riserva. Però ecco, è stato uno spot pubblicitario importante per la riserva del Borsacchio, giustamente le guide del Borsacchio con il presidente Marco Borgatti hanno ovviamente dato risalto sui social, alle immagini. Il nostro è un territorio bellissimo, deve essere sponsorizzato, deve essere veramente portato avanti con orgoglio da tutti, al di là dell'appartenenza politica. Io credo che quando c'è un'iniziativa bella come quella del passaggio del Giro d'Italia, storica, tutti si devono adoperare affinché la propria città ne esca al meglio, con la cartolina più bella. Ha detto giustamente il presidente Recchiuti che possiamo dire uno degli eventi più importanti dell'anno, della stagione italiana, perché parliamo del Giro d'Italia.
insieme al Tour de France, è la corsa più importante del, del mondo. Assolutamente, quindi... per storicità e anche poi per risalto che ha sui media internazionali e non solo. Faccio una domanda provocatoria ora alla presidente Gabriele Climan, perché qui ovviamente mi risponderà, non è il mio campo, però tante persone, tanti cittadini rosetani e non mi hanno, parlando domenica, dopo il passaggio, e mi hanno chiesto perché non si riesce a portarla a Roseto, o una partenza o un arrivo, ma anche della Tirreno Adriatico. Perché non ci siamo riusciti fino ad oggi, adesso dobbiamo adoperarci per riuscirci nei prossimi anni. Io credo che sia nelle nostre corde, sia la nostra città abbia le potenzialità per farlo. Dobbiamo lavorarci, anche qui la sinergia, il lavoro di squadra e soprattutto il tenere al proprio territorio a prescindere, dicevo prima, dalle bandierine, spero che porti, magari perché no, prossima stagione, l'altra ancora, a raggiungere questo risultato che sarebbe un orgoglio per tutti. Ma anche perché non parliamo solo di sport, ma qui si allarga il campo al turismo sociale, esatto. A tanti fattori. Promozione turistica, sport come inclusione. Sì, infatti, assolutamente un obiettivo da darsi. Speriamo, quindi, lo prendiamo come un auspicio. O meglio, un obiettivo sul quale lavorare. Non assolutamente, speriamo di rivedere, ecco, quindi vicino a noi, ecco, una partenza, un arrivo di una corsa importante. Siamo arrivati al termine di A Colazione. Io ovviamente ringrazio Gabriella. Grazie a voi per l'invito. Presidente comunale del Consiglio di Roseto degli Abruzzi. Ovviamente la rivedremo più avanti anche grazie, per maggiori giornata. Dettagli su altre tematiche ovviamente del territorio rosetano, soprattutto non appena finirà l'elezione, la par condicio, anche perché occhio anche ci sarà possibilità che due comuni possano andare al ballottaggio, perché gli unici due che ci possono andare sono Teramo e Silvi. Grazie a Fabio Fedeli dietro le telecamere, grazie alla regia coordinata da Teramo. Colazione si conclude qui, ma tornerà ovviamente domani alle ore 9, sempre in diretta su Super G, sempre in diretta sul nostro canale 16. Non cambiate canale, perché la giornata con Super G è ancora lunghissima. Una buona giornata. Arrivederci.